Anticipazioni il segreto, trama puntate dal 7 al 12 maggio 2018. Marcella rompe con Mattias. Saul lascia Julieta. Lunedì 7 maggio 2018. Dolores è disperata. Non può sopportare di doversi separare da Pedro, che le ha chiesto il divorzio perché è innamorato di un'altra donna, una affascinante ballerina russa di nome Margarita. Grazia però cerca di distoglierla dall'intento, raggiungere suo marito che l'ha liquidata con una semplice lettera. Finirebbe per ferirla ancora di più. Hernando e Camila, ormai in rovina a causa di Aquilino, vogliono lasciare Puente Viejo per raggiungere la Cecoslovacchia. Beatrice è distrutta. Ciò equivale a perdere per sempre la possibilità di potersi ricongiungere a Mattias. Emilia intanto battibecca con Benegas e lo caccia via bruscamente dalla locanda. Alfonso difende l'onore della Dos Casas. Camila lo scopre e ringrazia vivamente i coniugi Castagneda per essersi schierati dalla parte della fanciulla. Martedì 8 maggio 2018. Finalmente Julieta, grazie all'aiuto di Emilia, trova un nuovo lavoro. Dietro tale fortunata proposta, però, si cela lo zampino della Montenegro, che mira a separarla al più presto da Saul. Costui, invece, è stato messo al capo del progetto iniziato anni prima da Don Tristan. Severo e Carmelo studiano una strategia per liberarsi una volta per tutte dalla perfida Franziska. Candela però è molto preoccupata, teme per la loro incolumità. Marcella è convinta che suo marito provi ancora dei sentimenti per Beatrice. Il ragazzo fa tutto il possibile per dimostrarle il contrario. Alla fine, la del Molino prende una brusca e inaspettata decisione. Le cose tra loro si complicano quando la giovane decide di trovarsi un'altra sistemazione. Mercoledì 9 maggio 2018. Marcella in lacrime lascia un biglietto a Mattias, dove gli augura di essere felice accanto alla donna che ama, ovvero Beatrice. Il ragazzo, quando lo legge, comincia a disperarsi. Dolores scopre l'identità dell'amante di Pedro. Logorata dal dolore, si intestardisce e decide di lasciare Puente Viejo e di raggiungere la Russia. Julieta è ancora molto indecisa e confusa. Non sa se partire per il Portogallo insieme a Consuelo o restare in paese. Non vuole allontanarsi da Saul. Prudenzio intanto continua a tramare contro i due innamorati. Onesimo riceve un regalo che lo rende molto felice. Di cosa si tratterà? Beatrice non vuole lasciare Los Manantiales per non separarsi da Mattias e resta malissimo quando i suoi genitori le comunicano l'imminente viaggio senza ritorno. Giovedì 10 maggio 2018. Franziska inizia a comportarsi molto male nei confronti di Adela, stravolgendo completamente il rapporto di stima instaurato con lei. Tutto questo perché Carmelo, il suo fidanzato, è il nuovo sindaco di Puente Viejo. Marcella è piombata nel nulla e Mattias è in preda al panico, anche perché la ragazza è in dolce attesa. Disperato si mette sulle sue tracce. La giovane intanto ha trovato un'altra sistemazione. Vuole lasciare campo libero al marito, che secondo lei ama Beatrice e presto arriverà a tradire le promesse che si sono scambiate all'altare di nuovo. Prudenzio intanto fa buon viso a cattivo gioco con suo fratello e con Julieta, con la complicità della Montenegro, decisa a sbarazzarsi della nuova Pepa al più presto.
Venerdì 11 maggio 2018, puntata pomeridiana. A causa degli intrighi di Prudenzio e di Franziska, Saul lascia Giulietta. Ormai le posizioni dei due ragazzi risultano inconciliabili e per questo la giovane decide di partire alla volta di Salamanca, dove gestirà una locanda con l'aiuto della nonna Consuelo. Il buon Ortega, in realtà, finito nel mirino della sua madrina, pensa di sacrificare l'amore che nutre nei confronti della Uriarte per farle accettare la proposta a Salamanca. Beatrice, però, dovrà lasciare Puente Viejo insieme ad Hernando e Camila. Amareggiata, chiede a Mattias un ultimo appuntamento. Quando i due si incontrano, la Dos Casas fa tutto il possibile per convincere il ragazzo a ritornare con lei e a riprovarci. Il Castagneda, però, non ne vuole sapere e le riduce il cuore in frantumi quando le dice di amare Marcela. Quest'ultima, intanto, ha lasciato il paese e non sembra affatto intenzionata a ritornare a casa. Venerdì 11 maggio 2018, puntata serale. Aquilino si presenta a Los Manantiales con un volto che non lascia presagire nulla di buono. Consegna una lettera ad Hernando con su scritto che di lì a pochi giorni avranno lo sfratto. Tutte le loro proprietà sono diventate sue. Carmelo e Severo realizzano che Franziska sta tentando di ostacolare subdolamente tutti i loro progetti. Nicolas raggiunge Camila per un ultimo saluto. Il loro addio è intriso di intesa e complicità. Hernando intercetta le mosse del Benegas e riesce a impedire a sua figlia di cedere ai suoi ricatti. Il losco impresario però non si tira indietro e inizia ad avanzare assurde pretese sulla villa di Hernando e Camila. Dopo aver attentamente riflettuto sulla loro situazione, i due coniugi decidono di partire alla volta della Cecoslovacchia per cogliere l'importante opportunità lavorativa che gli è stata data. Dolores è distrutta. Vivere senza Pedro non ha senso. Triste raggiunge Don Anselmo in confessionale e finisce per sfogare tutta la sua collera sul buon sacerdote. Franziska intanto prepara la sua atroce vendetta contro Severo e Carmelo. Giulietta è molto giù di morale. Non capisce quale sia il vero motivo che ha spinto il suo amato a chiudere con lei. Dopo mille ripensamenti, decide di recarsi da lui per un chiarimento, ma quel che ottiene è solo silenzio. Sabato 12 maggio 2018. La Montenegro, con grande soddisfazione, riesce a fermare i progetti di Leal al municipio. Onesimo e Ippolito continuano ad occuparsi della produzione di vino con risultati davvero scarsi. Prudenzio non sopporta che suo fratello sia diventato a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Franziska e cova rabbia e invidia nei suoi confronti. Mattias riesce a mettersi sulle tracce di Marcela e a riportarla a Puente Viejo. Beatrice, quando incontra la ragazza, le dice chiaramente che il suo matrimonio sarà infelice, in quanto è sposata con un uomo che non prova alcun sentimento per lei. Le sue parole finiscono per ferire la del Molino, ma non per intimidirla. Aquilino, con un'abile mossa, riesce a bloccare i conti bancari di Hernando, ma Camila riesce a trovare una tempestiva soluzione per partire per la Cecoslovacchia senza problemi. Dolores cerca di non pensare alla richiesta di divorzio di Pedro. Purtroppo ciò le risulta davvero difficile. Anticipazioni Il Segreto, puntate di giugno 2018. Franziska svela il piano l'identità dell'assassino di suo padre. Le puntate che ci appassioneranno durante il mese di giugno 2018 saranno molto emozionanti, ma non esenti dai terribili intrighi di Franziska Montenegro.
la perfida nobildonna tenterà di ostacolare i progetti di Severo e Carmelo al municipio attraverso una terribile confessione. Quando scoprirà che Adela e il sindaco stanno per convolare a nozze e che Ulpiano sta per ritornare in paese per prendere parte alla loro cerimonia, cosa farà? Confesserà al ragazzo la vera identità dell'assassino di suo padre, Leonidas Talavera, che altri non è che Carmelo. E ovviamente gli fornirà una versione distorta di quanto accaduto, omettendo cioè che Leal arrivò a assassinare il povero uomo perché è finito nel mirino di Cristóbal Garrigues. Le anticipazioni e il segreto svelano poi che nella mente della buona maestra, nel corso dei preparativi per il fatidico sì, inizierà a prendere forma il desiderio di comunicare al suo figlio tutta la verità in merito alla morte del suo consorte. In base ai sensi di colpa per essersi rifatta una vita accanto all'uomo che l'ha resa vedova, si confronterà con Carmelo circa la possibilità di far venire a galla la truce verità. E dirà di essere certa che Ulpiano, dopo una probabile iniziale riluttanza, arriverà a capirla. Dopo giorni passati a riflettere, i due innamorati alla fine decideranno di optare per la scelta meno dolorosa per il loro caro: tacere. Quando Ulpiano giungerà in paese, abbraccerà forte sua madre, affermando di essere felice per lei, nel contempo di essere orgoglioso di avere Carmelo, un uomo onesto, generoso e altruista, come patrigno. Nel contempo il Talavera inizierà a interessarsi ad una affascinante fanciulla, o meglio una donna ingaggiata dalla Montenegro, al solo scopo di sedurlo. Facendo leva su tale simpatia, Francisca farà recapitare al ragazzo una lettera anonima, dove gli sarà richiesto di presentarsi nel bosco. Il giovane al settimo cielo crederà di aver ricevuto un invito allettante da parte della sconosciuta donzella, e invece a presentarsi all'appuntamento sarà Francisco Montenegro in persona. La nobildonna, dopo un lungo e accorato discorso, gli dirà di averlo convocato in gran segreto, per confessargli una verità terribile. Gli dirà che Leal è l'uomo che lo ha reso orfano di padre. Ulpiano non potrà credere alle sue orecchie e la inciterà a non raccontargli ulteriori menzogne. Francisca però, senza lasciarsi intimorire, proseguirà dritta nel suo discorso. Aggiungerà che Carmelo era un sicario al soldo del terribile Garrigues, il quale lo costrinse a premere il grilletto contro Leonidas per impedire ad Adela di portare a termine il suo progetto, quello di alfabetizzare gli adulti della città. Il giovane ritornerà a casa con un volto che lo lascerà presagire nulla di buono. Tutto d'un fiato racconterà quanto appreso dalla Dark Lady alla madre. Proprio in quel momento sopraggiungerà Carmelo, che in lacrime non potrà che ammettere la verità, sia riguardo all'omicidio che riguardo al fatto che Adela è sempre stata al corrente del vero. Distrutto dal dolore, il ragazzo lascerà la sua abitazione per trovare ospitalità presso la casetta di Mattias e Marcela. I coniugi Castagneda proveranno a indagare sul suo misterioso malessere, ma non ci sarà nulla da fare. Adela nel frattempo, logorata dei sensi di colpa, raggiungerà Candela, alla quale non esiterà a confessare i suoi timori, e cioè di temere di aver perso per sempre suo figlio, e aggiungerà di non voler più diventare la moglie di Carmelo. Passate alcune settimane, Ulpiano deciderà di recarsi personalmente da Cristóbal per scoprire una volta per tutte come siano andate effettivamente le cose. Quando poi apprenderà che lo stesso è finito in manicomio, cambierà idea e farà perdere improvvisamente le tracce di sé dopo essersi impossessato di un'arma. E cosa farà? La punterà contro l'assassino di suo padre allo scopo di vendicarlo? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.